Benvenuti! In questo tutorial vogliamo fornirti indicazioni sull'utilizzo delle principali funzioni del sistema di navigazione della tua Vitara. Le funzioni descritte sono di supporto al manuale di Infotainment System che permane il documento ufficiale a cui fare riferimento per il corretto utilizzo del navigatore. L'utilizzo del sistema di navigazione non esime il conducente dalla responsabilità di una condotta corretta e attenta. Le norme del codice stradale devono sempre essere rispettate. Se un'indicazione di navigazione contraddice il codice stradale, occorre rispettare il codice stradale. L'impostazione delle destinazioni deve essere effettuata a veicolo fermo. Impostazioni della guida a destinazione utilizzando il menu percorso. Il menu percorso è disponibile solo quando è attiva una sessione di guida a destinazione. Per accedere, selezionare destinazioni nel menu Home o nella visualizzazione della mappa oppure toccare la scheda Percorso del menu Destinazioni. Dal menu percorso è possibile effettuare le seguenti azioni. Annullamento della guida a destinazione. Selezionata la scheda Annulla guida a destinazione, la sessione di guida attualmente attiva viene annullata ed appare la mappa dell'area attorno al veicolo. Rendere muti gli annunci di navigazione. Selezionare la scheda Guida a destinazione muta per attivare o annullare la funzione. Ricerca di un punto di interesse sul percorso o vicino alla destinazione. Durante una sessione attiva di guida a destinazione, è possibile selezionare come destinazione un punto di interesse sul percorso o vicino alla propria destinazione. Dal menu Percorso, selezionare la scheda PDI a destinazione oppure PDI sul percorso e vengono visualizzate le categorie di punti di interesse disponibili. Se il percorso attivo va direttamente alla destinazione definitiva, è possibile aggiungere il nuovo punto di interesse come destinazione intermedia o sostituire il nuovo punto di interesse alla destinazione definitiva. Se il percorso attuale passa già da una destinazione intermedia per andare alla destinazione definitiva, è possibile sostituire il nuovo punto di interesse alla destinazione intermedia o alla destinazione definitiva. Visualizzare le informazioni sulla destinazione. Dal menu percorso, toccando la scheda Info destinazione, viene visualizzata la destinazione attuale con visione dettagliata della posizione. Visualizzare la lista dei percorsi. Dal menu percorso, selezionare la scheda Mostra lista percorsi e vengono visualizzate le sezioni di percorso successive. Toccare Ritorna per tornare al menu destinazioni. Bloccare le sezioni successive di percorso. Selezionando la scheda Blocca lista percorsi, dal menu percorso vengono visualizzate le sezioni di percorso successive di viaggio. Toccare la sezione di percorso da bloccare ed il sistema di navigazione calcola automaticamente un percorso alternativo. Se si vogliono bloccare più sezioni di percorso, selezionare la prima sezione e la sezione finale che si vuole bloccare. Le sezioni comprese tra le due selezionate verranno bloccate. Impostando Ricalcola, il percorso viene ricalcolato e visualizzato nella mappa. Per annullare l'operazione, toccare Ritorna e tornare al menu Destinazioni. Per sbloccare le sezioni di percorso precedentemente bloccate, toccare la scheda Sblocca lista percorsi ed il percorso viene ricalcolato e visualizzato nella mappa. Visualizzazione della lista delle destinazioni intermedie. Selezionando da menu Percorso la scheda Destinazioni intermedie, vengono visualizzate le destinazioni intermedie e la destinazione finale della sessione attiva di guida a destinazione. Selezionare una voce per visualizzare i dettagli. Immissione di una destinazione intermedia. Quando si è avviata la guida verso una destinazione intermedia, è possibile immettere fino a 5 altre destinazioni come destinazioni intermedie. L'ordine con cui si immettono le destinazioni intermedie addizionali non è modificabile in seguito. Ogni destinazione che si aggiunge verrà posizionata sul percorso prima della destinazione finale. L'ultima destinazione aggiunta sarà la prima visualizzata sul percorso. Per aggiungere le destinazioni, seguire la procedura illustrata nella sezione Immissione di una destinazione. Toccando Avvia guida a destinazione, appare l'avviso Guida a destinazione è attiva. Selezionare Aggiungi come destinazione intermedia e la nuova destinazione viene inserita nel percorso quale destinazione intermedia. Il sistema calcola il percorso verso la destinazione inserita. Selezione di una destinazione o di una destinazione intermedia sulla mappa. È possibile scegliere una posizione sulla mappa come destinazione o destinazione intermedia. Per selezionarla, toccare a lungo la posizione sulla mappa. Se attiva una sessione di guida a destinazione, è possibile sostituire la destinazione attuale. Impostare la postazione come destinazione intermedia. Per farlo, toccare Sostituire destinazione o Aggiungi come destinazione intermedia. Se non è attiva una sessione di guida a destinazione, è possibile impostare la posizione come propria destinazione toccando la voce Imposta come destinazione ed il sistema calcola il percorso verso la nuova destinazione. Visualizzazione della lista di destinazioni intermedie. Da menu percorso, selezionando la scheda Destinazioni intermedie, appaiono le destinazioni intermedie e la destinazione finale della sessione attiva di guida a destinazione. Toccare una voce per visualizzare i relativi dettagli della rispettiva destinazione intermedia finale.
Selezione di un punto di interesse. Esistono due metodi di ricerca di un punto di interesse. Si può cercare un punto di interesse situato in una città, da menu destinazioni, toccare la scheda nuova e quindi ricerca PDI o ricerca i miei PDI ed appare il menu in missione e indirizzo. Procedere con l'inserimento di una nazione, città o codice postale per individuare il punto di interesse seguendo la procedura descritta alla voce in missione e indirizzo. Selezionando ricerca PDI vengono visualizzati i punti di interesse disponibili. Si può cercare un punto di interesse situato vicino alla propria posizione attuale. Da menu destinazioni, toccare la scheda nuova e quindi PDI vicini o i miei PDI vicini e vengono visualizzate le categorie dei punti di interesse disponibili. Entrambi i metodi possono essere utilizzati per cercare un punto di interesse memorizzato nei dati della mappa o nei propri punti di interesse. Selezione di un punto di interesse e avvio della guida a destinazione. I punti di interesse disponibili sono suddivisi in categorie. Selezionando la categoria desiderata, appaiono i relativi punti di interesse. Le categorie indicate possono contenere delle ulteriori sottocategorie. Ad esempio, automobile è suddivisa in sottocategorie come distributore di benzina e garage. Continuare a selezionare le cartelle fino ad ottenere i punti di interesse desiderati. Selezionando tutte le categorie, vengono visualizzati i punti di interesse disponibili. Selezionando la categoria desiderata, appaiono i dettagli sul punto di interesse ed una mappa dell'area circostante. Selezionare avvia guida a destinazione ed il sistema calcola il percorso verso la destinazione selezionata. Mediante la funzione ricerca è possibile ricercare un punto di interesse specifico immettendo il termine di ricerca desiderato e confermare tramite conferma. Se è già attiva una sessione di guida a destinazione, si può scegliere se la destinazione attuale o, se applicabile, l'attuale destinazione intermedia va sostituita dalla nuova destinazione. La nuova destinazione va aggiunta al percorso attuale come destinazione intermedia.